Ok, qui mi dice che noi siamo live. Adesso vado a vedere se. Tieni presente che il live, poi la parte, diciamo, su internet la vedi dopo un minutino, cioè non immediatamente. Cioè, ecco, su quello che noi abbiamo messo come cosa in questo momento ci si vede o no? Cioè, devo. Su internet intendo dire, io sto guardando contemporaneamente Facebook, no? Sì, no, io vedo l'immagine fissa, non è partito nessun link, nessun video. Allora, cosa posso fare? Rimetto il link? Prova a rimettere il link. Però il link porta qui, non ho idea di come funzioni, sinceramente. In realtà tu dovresti cliccare di sopra ed entrare. Allora, se io clicco qui sopra. Vedo me, non vedo noi e non vorrei ora se clicco Enter Broadcast Studio non vorrei entrare di volta e far casino. Vediamo. Ok, comunque teoricamente in questo momento noi teoricamente siamo live, per cui possiamo cominciare, poi probabilmente si accenderà, oppure o tu in realtà, come è stato spiegato prima e lo dico per tutti, basta cliccare sul link che abbiamo messo nella pagina Facebook, ti si apre una piccola finestra che ti invita a inserire il tuo nome, il nome con cui vuoi apparire. E ti puoi collegare, quindi benvenuti a tutti. Potete scegliere se identificarvi col vostro nome oppure eventualmente ascoltare o collegare senza identificazione particolare con uno pseudonimo. Quindi benvenuti a tutti e soprattutto benvenuto all'avvocato Giuseppe Ademo, che adesso si presenterà comunque un penalista cassazionista, e a Ermanno Beccani, carissimo amico e socio di Comitato Difesa Legale Possessori di Armi, ben noto e meglio conosciuto come Baldovino, ma in realtà tutti sanno chi è. Quindi grazie. Chiederò poi a Giuseppe, ci diamo tutti del tu qua, a Giuseppe di presentarsi, ma introduco l'argomento ed è un tema che in realtà è stato spesso discusso, ma non così sviscerato, perché poi non è neanche tanto semplice, scusate, mi centro, ed è successo qualcosa. Siamo stati querelati, c'è un problema, abbiamo ricevuto un controllo, ci troviamo in una situazione con la classica cartuccia di più o cartuccia di meno, o in altre situazioni un po' più sfortunate, ma non così impossibili, in cui l'accertatore, in questo caso l'ufficiale di pubblica sicurezza, che sia carabinieri, scusate, carabinieri, polizia o chiunque, ritiene che esista una fattispecie di reato che a volte non c'è, o a volte invece ritiene che un determinato comportamento sia un reato e non lo è. E questo dipende dal fatto che è una disciplina molto complessa e spesso l'informazione che viene fatta anche agli stessi ufficiali di polizia è sempre molto sommaria, perché cambia spesso e le circolari che poi tra l'altro manda il Ministero sono veramente dedicate a pochi guru, perché sono complicatissime. Cioè, noi stessi le leggiamo più volte per capire se hanno scritto veramente quello che c'è scritto nelle normative, nelle direttive, o sono state un po' liberamente interpretate come accade. Quindi la prima domanda che facciamo è: succede questo, arrivano, trovano qualche cosa che ritengono essere un possibile reato o comunque un illecito amministrativo, perché ci sono alcuni comportamenti in tema di armi che fortunatamente sono illeciti amministrativi, e il funzionario nella situazione decide di fare un sequestro preventivo e portarci via le armi, e quindi sequestrarle e portarle in caserma. Che facciamo? Come ci comportiamo? Quindi la prima domanda è questa, e poi la seconda, la metto, è come contestare determinati comportamenti che noi riteniamo non corretti. Allora, A buonasera a tutti. Giuseppe, grazie. Grazie dell'ospitalità, ringrazio Andrea, ringrazio tantissimo dell'opportunità che mi viene data per poter mettere a disposizione le mie conoscenze per chi è interessato all'argomento. Che
che cosa fare nel caso in cui si subisca appunto un sequestro, che poi diventerà preventivo se si apre un procedimento penale. Allora, innanzitutto accertarsi che il procedimento penale si apra, perché se è vero che i tempi per che venga notificato il sequestro sono abbastanza ristretti, quelli previsti dalla legge, ad ogni modo è anche possibile che l'agente di turno provveda a prendersi le armi, a portarle in caserma e poi prima che trasmetta la notizia di reato magari fanno decorrere i termini per cui che la legge ritiene necessari perché si proceda poi a un sequestro preventivo. Quindi, ipotizzando che sia tutto fatto a norma di legge, viene trasmessa la notizia di reato, qualunque essa sia, che si inventeranno o che ipotizzeranno le forze dell'ordine. Viene trasmessa alla magistratura, il pubblico ministero deve a quel punto chiedere se ritiene fondata la notizia di reato e l'opportunità del sequestro, chiedere il sequestro appunto al giudice delle indagini preliminari che nell'arco di 96 ore complessive deve mettere il provvedimento. A quel punto viene notificato il provvedimento all'interessato, il quale avrà a quel punto avrà 10 giorni di tempo per presentare un'istanza che si chiama riesame, o meglio, è l'istanza più opportuna, ecco, in questa fase iniziale. Perché? Perché è una richiesta che viene fatta a 3 differenti giudici, ovvero non a quello che già ha emesso il provvedimento di sequestro, un'istanza in cui gli si chiede anche nel merito, si può sostenere l'insussistenza dell'ipotesi di reato o l'insussistenza della necessità di provvedere al sequestro dell'arma in ragione dell'ipotesi di reato che viene contestata. Se poi mi esprimo in termini magari troppo legulei, mi verrà chiesto chiarimento e cercherò di parlare come mangio, insomma. Questo sommariamente è quello che accade. Qual è il tribunale competente? Il tribunale competente è quello del capoluogo di provincia del posto in cui è avvenuto il sequestro. Quindi se uno risiede a Torino, chiaramente il tribunale è a Torino. Se uno risiede a Rivoli, la competenza sarà di Torino, o eventualmente di Torino, per dire ad Aosta sarà del tribunale di Aosta, ecco, ma comunque del capoluogo di provincia competente a decidere. I termini sono ristretti tanto per presentare il riesame, quindi l'impugnazione, tanto per il tribunale di fissare l'udienza e di emettere il provvedimento. Okay. A cui seguiranno poi evidentemente, se una volta emesso il provvedimento, che se fosse di conferma, a quel punto i tempi si allungherebbero notevolmente, perché è vero, si può presentare un ricorso in Cassazione, così come si può anche poi chiedere, a fronte di emergenze che possono verificarsi nel corso del procedimento, chiedere la revoca del provvedimento allo stesso GIP che l'aveva disposto, quindi... Però sommariamente la via più celere perché venga restituita l'arma sequestrata è quella del riesame. Quindi, riassumendo, io sono il signor Andrea che si è trovato in questa situazione ed ha subito questo sequestro. A questo punto, per fare questo, mi devo per forza rivolgere a un avvocato, quindi a un legale. Sì. Corretto, per anche impugnare... L'istanza di riesame rappresentata dall'avvocato, sì. Esatto, quindi rivolgersi immediatamente a un legale, evidenziare la situazione e quello che tra l'altro noi riteniamo scorretto o produrre i documenti e il verbale che ci sarà rilasciato, e il legale a questo punto entro 10 giorni, tassativamente il termine di 10 giorni, deve proporre istanza, hai detto, al tribunale del riesame, giusto? Sì, i 10 giorni decorrono non da quando la persona si vede spossessata del bene, ma da quando gli viene notificato, cioè prima il carabiniere, la forza dell'ordine gli tolgono l'arma, poi riceverà entro le 96 ore successive il provvedimento di sequestro. I 10 giorni decorrono da quando riceve la notifica del sequestro. Quindi il provvedimento formale, cioè all'inizio lo decide... sommariamente la gente,
entro le 96 ore successive è il giudice che decide se confermare o non confermare il provvedimento. Ecco, vorrei aggiungere una domanda, se posso. Se il giudice non conferma il provvedimento, cioè nelle 96 ore dice no, è stato fatto una cosa che non andava fatto, in quanto tempo si rientra in possesso dei beni? In teoria subito, di fatto occorrerà poi fare, se ci si rivolge a un legale, chiaramente si mette direttamente in contatto con la caserma che ha provveduto al sequestro e che ha materialmente il possesso dell'arma, ci si mette d'accordo e va a ritirarla del diretto interessato, e soltanto lui. Okay. Ovviamente, perché nessuno può prendere un'arma senza avere il possesso del titolo per poterlo ritirare. Ovviamente, però se fosse un consistente numero di armi, perché magari una persona ha 5-6 fucili, 5-6 pistole e si eccede il numero massimo di armi che si possono trasportare, bisognerà farlo in più volte, cioè vado in caserma e lo ritiro un po' alla volta. Sì. Oppure in teoria dovrebbero riportarlo loro. Che sarebbe forse anche più sicuro che fare una serie di viaggi con dei beni sensibili come le armi. Anche perché tra l'altro non è detto che la persona spossessata non avesse soltanto la detenzione, il titolo a detenere, non anche a portare. O trasportare, che è diverso. O trasportare, cioè. Sì. Perfetto. Sto guardando le domande che ti fanno, e la prima abbiamo risposto che era appunto per chiedere l'esame e essere assistiti da un avvocato. Senti, quali sono i documenti? Cioè, l'unica cosa che a noi serve, cioè nel momento in cui ce le sequestrano, ci lasceranno, immagino, un verbale. A me fortunatamente non è mai capitato, per cui un verbale dove dicono ho sequestrato al signor Andrea Revel due pistole, una fionda, una balestra e una carabina aria compressa, immagino. Quindi ci lasceranno un verbale di sequestro con l'elenco di ciò che è avvenuto, e in questo verbale viene anche specificata qual è l'ipotesi di reato contestata? Sì, il motivo viene anche specificato, sì. Certamente sì. Però di fatto poi è il provvedimento di sequestro che determina poi il momento in cui inizia l'attività legale. Perché? Perché nel provvedimento è inserito a quel punto il numero di procedimento penale e chi è il magistrato che ne è il titolare. Ok. Prima di allora non c'è nessun procedimento ancora in corso, non è ancora stato assegnato nulla, cioè non è ancora stata iscritta la notizia di reato che sottostà al provvedimento di sequestro dell'arma. E se capita che il sequestro venga fatto per una ipotesi di reato che assolutamente non esiste? Prima con Ermanno parlavamo di una persona che tra l'altro dovrebbe essere competente perché ha gli studi giusti e anche una qualifica in questo momento nell'ambito del tiro che lo qualificherebbe come persona competente, invece contesta il fatto che, come dicevi tu Ermanno... Sì. Questa persona, che è un mio carissimo amico tra l'altro, è un membro delle forze dell'ordine, e mi diceva: tu hai il porto d'armi sportivo, non puoi tenere l'arma carica a casa, punto, qualunque sia la situazione. Se vengo io, anche se te non hai minori imperiti e impediti in casa, la tua casa ha le finestre blindate, i vetri blindati, tutto quanto, io ti contesto la mancata custodia e ti faccio il sequestro delle armi. Ecco, ora, a parte che questa persona, ripeto, è un carissimo amico e tutto quanto, però era una di quelle discussioni da bar, diciamo, tra virgolette, che si fanno tra amici, e con la quale io non ero d'accordo. Gli ho chiesto cosa avrebbe scritto sul provvedimento, sul verbale che avrebbe fatto e sulla ricevuta di sequestro, e lui si è adombrato ancora di più e non sapeva cosa scriverci. Non c'è un numero di legge che dice che l'arma deve essere scarica, chiusa in cassaforte, nella situazione in cui diceva lui.
Ecco, in questo caso qui, io potrei anche, questa persona che mi causa del disagio perché mi sequestra le armi, io devo rivolgermi a un legale e tutto quanto, posso poi procedere contro di lui per abuso d'ufficio, cioè fare una denuncia per abuso d'ufficio o difendermi in qualche modo da questo sopruso? No, di fatto no. Di fatto no. Nel senso che occorre necessariamente. Daniel, intanto l'abuso d'ufficio presuppone, adesso dico abuso d'ufficio per dire un reato, ma come l'hai Sì. ipotizzato tu anche, no? Occorre la coscienza e volontà di voler commettere l'illecito, il reato, e chiaramente non ha nessun interesse la gente a perpetrarlo, a commetterlo. Se la cosa è eclatante, certo. Lo si può anche fare, ma bisogna valutare il caso per caso. Ora, se nel verbale viene scritto un fatto falso, per inciso, e allora in quel caso si tratterebbe anche di falso in atto pubblico, e beh, però Nel caso sì. occorre naturalmente dimostrare che quello che è stato scritto nel verbale non coincide a quello che effettivamente è avvenuto. Ma Vabbè, quello per forza. questo è necessario che venga fatto, però ovviamente nelle evidenze, cioè mentre viene fatto. Di solito non è mai da solo la gente, no? No, ma Dunque, come si può nell'ipotesi chiamare che ho fatto avvocato, cioè, se io. c'è la contestazione sulla ricostruzione del fatto, come viene resa in verbale rispetto a quella che effettivamente dovrebbe essere nella realtà, beh, si contatta l'avvocato, ha diritto a parteciparvi, affinché sia naturalmente prontamente reperibile. Mi partecipa e si fa mettere a verbale quello che si ritiene di dover far mettere a verbale, insomma. La versione della persona interessata deve sempre essere messa, deve, poi, si ha sempre il diritto che venga esplicitata, sono le cosiddette dichiarazioni spontanee. Quindi vuol dire che io potrei fare mettere a verbale, nel verbale di sequestro, che mi oppongo per una serie di motivi e tra l'altro perché ritengo che il reato contestato non esista, sia perché non è un reato, sia perché magari in quel momento la situazione è tale che non sia. Per esempio, quello contestato dal buon conoscente, buon amico di me, non solo significa che non ha chiaro il concetto di porto e trasporto e di fatto che tu hai un porto d'armi, che diventa trasporto in luoghi pubblici, ma non conosce neanche la giurisprudenza perché il Consiglio di Stato già nel 2007 si era pronunciato con una pronuncia chiarissima su questo, cioè vuol dire non sapere neanche di cosa si sta parlando, però indipendentemente da questo purtroppo capita che molte volte siano contestati reati, ne abbiamo parlato come esplosioni pericolose, procurato allarme quando uno spara un colpo in aria per far scappare i ladri, che non c'entra niente perché è un altro reato, oppure abbiamo appena visto sequestrare le armi per incauto affidamento a un altro maggiore in casa, che tra l'altro è un reato, se non sbaglio, del codice della strada. Però diciamo, capita purtroppo che si trovino queste situazioni. Quindi noi lì l'unica cosa che possiamo fare è far verbalizzare tutte le nostre dichiarazioni e poi, come dicevi prima, impugnare nelle sedi. L'ipotesi che proponi tu sicuramente non può portare a una contestazione al limite disciplinare, ma non lo farebbero neanche, ma sicuramente non penale della gente, perché quella è un'interpretazione che viene data alla norma. Quindi spiegare che effettivamente la norma non consenta l'attività che invece viene negata dalla gente, tale per cui esegue il sequestro, di fatto poi è materia del giudice. La gente esegue, può eseguire bene, può eseguire male, ma esegue. Il problema è se rappresenta fatti che non corrispondono a verità. Quello che invece dicevi tu, Andrea, era un'ipotesi di interpretazione dei fatti, cioè l'interpretazione giuridica in particolare. Quindi, certo, gli si può ben cercare di spiegare qual è l'esatta interpretazione della norma. Ma se la gente continua a pensare continua a pensarla diversamente, lui agisce come ritiene di agire e non incorre in responsabilità, sicuramente di tipo penale, magari disciplinare se l'errore fosse grossolano, ma deve essere proprio grossolano, grossolano, perché altrimenti E se fosse non ne rispondono mai. Gli agenti, le forze dell'ordine
così come i magistrati, non voglio fare polemiche e soprattutto di stampo politico, ma non ne rispondono mai, ne fanno errori ben più grossolani di questo, del privare di un'arma per qualche giorno un cittadino, ecco. Sì, mi rendo conto e prendo atto, magari strano, tra virgolette, passatemi lo strano, che questo agente possa fare lo stesso errore 5 volte, perché la prima è un'errata interpretazione, possiamo essere perfettamente d'accordo. La seconda volta dovresti avere memoria della prima e ricordarti che non era andata bene. La terza ti dovresti ricordare le prime due. No. Alla quinta, se si avesse la possibilità di dimostrare che quello stesso provvedimento è stato reiterato ed ogni volta è stato cassato, passatemi il termine, anche se magari semplicemente non convalidato dal GIP o addirittura non richiesto dal pubblico ministero, è chiaro che diventerebbe a quel punto un arbitrio, solo che bisogna conoscerlo, bisogna sapere il pregresso, non è che la reiterazione viene perpetrata nei confronti della stessa persona, che evidentemente dovrebbe sapere che, quindi se oggi viene un agente a casa mia e mi sequestra un'arma di mio possesso, il mio legittimo possesso, e il GIP dice, o il PM dice, fatti furbo caro agente, lui, l'avvocato Demo, era legittimato a tenere quell'arma, se l'ha fatto solo con me, è difficile che poi tu, Andrea, venga a sapere dell'episodio, magari no. Se lo sai è dell'agente, dello stesso agente, ma è un caso veramente ipotetico. Certo, okay. Se facesse le stesse cose ai danni della stessa persona diventerebbe un atto persecutorio addirittura. Senti, ti faccio un'altra domanda, perché sto cercando un po' di sviscerare. Nel caso appunto del sequestro, mi dicevi che entro 96 ore devo ricevere la notifica che conferma che in questo caso è il GIP che ne dispone, che conferma, nel momento in cui me le sequestrano, e poi mi dicevi entro 96 ore ricevi una notifica dove si conferma o non si conferma questo sequestro. Entro 96 ore viene emesso il provvedimento che ti viene poi notificato. Ok. E se il provvedimento dice no, non è fondato questo sequestro, cioè avete sbagliato, ha tutti i diritti di averle. Ordine alla restituzione del bene. Scusa, non ti avevo sentito. Ordina la restituzione del bene. Ok, quindi ti viene notificato il fatto che potrai andarti a riprendere le tue armi in commissariato o alla stazione dei carabinieri. O da disposizione che venga restituito a seconda del provvedimento. Ok, se invece viene confermato e quindi si ritiene che sia fondata l'ipotesi di reato, si farà la causa o tutto il procedimento, e supponiamo che il procedimento poi termini con una assoluzione. A questo punto io, che ho vinto perché in realtà sono stato assolto, mi dicevi che è un po' più complesso. Che cosa devo fare a quel punto? Sempre tramite un legale, ovviamente. A seguito di assoluzione con sentenza, è il giudice che dispone automaticamente la restituzione del bene. Ok. Quindi non c'è da fare null'altro, se non c'è naturalmente discussione sul legittimo proprietario del bene, perché se non si sa a chi trasferirlo, evidentemente viene trattenuto ed è mandato al giudice civile poi. Evidentemente la controversia, perché se viene sequestrato a me, ma c'è Tizio e il signor Ezio Rossi che ritiene che invece quell'arma sia sua, e è difficile e non è dimostrabile se non attraverso un'istruzione probatoria, a quel punto chiaramente si domanda al giudice civile. Ok. Capire che abbia diritto effettivamente alla restituzione del bene. E se il bene nel frattempo avessi subito dei danni per cattiva manutenzione, cattivo stoccaggio, magari della ruggine, eccetera. Questo lo dico perché è successo con gli Zastava a suo tempo. Qualcuno è responsabile del cattivo stato dell'arma, della perdita di valore, oppure anche lì non c'è possibilità? Il soggetto demandato alla custodia occorre pur sempre dimostrarlo, però. Cioè dimostrare
che l'arma era stata sequestrata, quando era stata sequestrata era in perfetto funzionamento e quando è stata restituita invece non l'era più. Cioè, è tutta una questione di probatoria. È Però possibile il che sia. responsabile è il soggetto demandato alla custodia. Ok, è possibile durante la fase di sequestro chiedere che venga messo a verbale che l'arma è in perfetto stato, per esempio? Sì, e se è un'arma di valore, ad esempio, può anche chiedersi che venga disposto più che altro una consulenza che ne attesti, una consulenza tecnica che attesti la funzionalità dell'arma. Ah, Certo. ok. Se poi si tratta di un oggetto magari antico, come qualcuno ha, come dicevamo, collezioni di armi antiche, indubbiamente c'è anche un valore notevole e la conservazione può Tutto va intaccare parametrato almeno. agli interessi che se ne hanno, no? Chiaramente, perché è un'attività evidentemente costosa. Per quanto relativamente costoso, pur sempre costoso. Ah, beh, certo, la perizia sì, tra l'altro. Beh, li sappiamo. Ok, questo già è una cosa un po' più chiara perché purtroppo queste cose capitano, stanno capitando e devo dire che da quello che noi leggiamo la reazione, intanto non c'è conoscenza su questi termini così veloci perché 10 giorni, sebbene dalla notifica, sono molto pochi. Scusami, 10 giorni è il termine entro cui si ha tempo a presentare il ricorso. Nei 10 giorni successivi, in totale diventano 15, deve arrivare il provvedimento. Ok, ah Il sì, esatto, quindi giusto. tribunale è composto di 3 giudici. Ok, ah ok, perfetto, quindi sì, dal momento in cui arriva il provvedimento hai 10 giorni per cui anche sono pochi, perché poi spesso c'è tutto un meccanismo drammatico che si mette in moto, drammatico nel senso che è vissuto molto come dramma e quindi non si reagisce, non si reagisce, scusami, abbastanza velocemente. Un'altra domanda, perché questa domanda è stata. Intanto dico a tutti che per adesso non rispondiamo, non riusciamo a rispondere ai commenti direttamente dal programma qua sotto, perché in realtà, essendo un programma nuovo che abbiamo appena attivato, dobbiamo fare tutta una serie di inserire di parametri perché Facebook ci autorizzi a rispondere così, quindi lo possiamo fare direttamente sulla nostra pagina Facebook del gruppo. Quindi leggiamo tutto quello che ci state scrivendo. Dicevo, una domanda. Nei casi invece che non sono così infrequenti, in cui purtroppo situazioni familiari deteriorate, la coppia si separa. Uno dei due spesso, a volte per rabbia, perché magari ha anche dei fondamenti per avere per essere arrabbiato, o per usarlo come leva, tra virgolette, economica in vista di futuri assetti della separazione o per altri motivi che qui non indaghiamo, decide di dichiarare che l'altro coniuge, titolare delle armi, ha avuto un atteggiamento minaccioso piuttosto che ha comportamento delle com comportamenti non corretti, eccetera. Qui sappiamo che preventivamente scatta immediatamente il sequestro delle armi perché si teme, c'è una fondatezza in questo, ma andrebbe un po' più considerata, si teme che possa degenerare in una situazione un po' più violenta e quindi chiaramente avere un'arma può aumentare le possibilità di violenza. Sappiamo benissimo che basta un coltello o un mattarello, però tanto è. In questa situazione il coniuge, perché non è detto che sia un uomo, potrebbe essere benissimo una donna, è anche capitato, che si trova in una situazione tale in cui questo entra in questo meccanismo e viene fatta una querela di questo genere, che cosa può fare? Funziona lo stesso meccanismo di impugnare sostenendo l'infondatezza degli argomenti portati in querela? Sì, chiaramente occorrerà allegare, cioè, una serie di documentazione, non ultima, dichiarazioni, definiamole informalmente testimoniali di persone informate sui fatti che vengono sentite dall'avvocato, tutto nell'arco di quei 10-20 giorni, perché tu fai il ricorso del riesame lo puoi fare, come detto, nei 10 giorni, ma poi puoi integrare gli stessi motivi fino anche al giorno dell'udienza, quindi hai un po' più tempo per le allegazioni documentali. Però sì,
È chiaro che è più complicato, in questi casi dimostrare il contrario in breve tempo è sicuramente più complicato. Detto questo, si fanno anche le istanze del caso allo stesso pubblico ministero che procede perché svolga certe attività di indagine, e se il pubblico ministero è uno di quelli abnegati nel fare il suo mestiere, li svolge celermente. Se non lo è, e ce ne sono, anche se quantomeno a Torino sono meno quelli che si danno, non si danno da fare di questo, rispetto a quelli che invece da fare si danno, se lo danno e come. Bene. Tutto può procedere nell'arco di qualche mese, o se non addirittura nei casi malaugurati, anche nell'arco di 6 mesi, anche un anno. Ma cosa dico, un anno? Ma anche due, volendo, perché tanto possono chiedere la proroga delle indagini, e poi, una volta terminata la prima proroga, possono non chiudere le indagini, anche se formalmente non possono più svolgerle, tenerla bloccato il fascicolo, nonostante le istanze del caso. Accade, purtroppo accade. Non dovrebbe accadere, ma purtroppo accade. Però sì, è un caso come questo. Quali possono essere? Bisogna poi analizzare i singoli casi. La moglie che denuncia il marito di maltrattamenti in famiglia, cosa purtroppo che avviene, non so se spesso, tanto, cioè non so in che percentuale, ma sicuramente spesso accade, anche se in modo falso, per ottenere di altri obiettivi. Se denuncia, urla, strepiti, maltrattamenti anche in orari diurni in cui vivono in case dove ci sono vicini che potrebbero sostenere esattamente il contrario, chiaro che sia buon gioco a convocare immediatamente il difensore stesso, convocare immediatamente queste persone per udirle ad indagini difensive. Dopodiché si producono i relativi verbali e il pubblico ministero ne prende evidentemente atto. Detto questo, ne prende atto, ma di solito vuole pur sempre fare altri controlli aggiuntivi, perché anche se il difensore può svolgere e deve svolgere per la miglior tutela del suo assistito nell'attività di indagine, comunque sempre visto in modo un po' sospetto, perché in ogni caso un'attività di parte comunque vista in modo sospetto. Talvolta è visto in modo sospetto addirittura dagli avvocati civilisti, ecco, questa è la cosa più grottesca. Mi è capitato di sentire persone convocate, intenzionate a venire, che poi negassero la convocazione in attesa che poi venissero sentite dal pubblico ministero, perché così consigliate dall'avvocato civilista che gli aveva curato lo sfratto, ecco, per dire. E così. Sì, ovvio, adesso non è che voglio creare una sorta di colpevolizzazione, perché purtroppo, tra l'altro, invece poi episodi di violenza familiare ci sono e come, per cui noi non stiamo facendo nessun giudizio di valore, quanto in cercare di chiarificare come ci si comporta in determinate situazioni, perché tra l'altro sono anche reciproche ultimamente. No, certo, ma neanche io assisto tanto le persone, ho dei casi tanto di persone offese quanto di persone indagate, più che imputate. È un argomento molto delicato, è un argomento molto delicato, e che purtroppo forse inevitabilmente vede la donna di gran lunga avvantaggiata, perché essendo il soggetto debole, giustamente quello più tutelato. E dunque, in via cautelativa, certamente, intanto, se ad esempio il coniuge o il compagno o l'amante detiene legittimamente un'arma, se subisce una denuncia del genere, chiaramente la prima cosa è sequestrarla. Ok. Ermanno, che dici? Sì, seguivo questa cosa qui e... È una situazione che per me è abbastanza lontana dalle mie corde, nel senso, io e mia moglie abbiamo un ottimo rapporto, per fortuna, però so che è successo, e mi stavo chiedendo più che altro come si fa a mentire riguardo una persona con la quale hai vissuto 20 anni, però è così, purtroppo
è storia di tutti i giorni, quindi anche se per me è completamente fuori dalle corde, so che è così. Se alla base c'è un tradimento, tanto si è vissuto bene prima e si è stati bene insieme, tanto c'è dopo. Probabilmente. Di solito c'è il tradimento di mezzo quando si arriva a fare certe cose, sì. Peraltro da desinare, per carità, però la fotografia della situazione è questa. Siamo una società fedifraga e il tradimento, anche se siamo in una società così, comunque l'essere umano non lo accetta. E talvolta porta a fare delle azioni addirittura calunniose. Come purtroppo porta a fare delle azioni addirittura delittuose, fisiche purtroppo sono vere tutte e due le cose. È tristissimo, diciamo, purtroppo. Ho un'altra domanda, scusate, mi torno a qualcosa di più, un po' più leggero, diciamo, ma tecnico. È una domanda che mi viene perché ne ho parlato recentemente. Parlo piano perché mi dicono che ho il microfono che grazia. Sì. Qualcuno può essere nominato custode delle armi a favore di qualcun altro? Ovvero, io posso affidare, o il tribunale potrebbe in determinati casi nominare un custode, chiaramente che abbia titolo, di armi? No. Non so che è un'acrobazia, sì, mentale che ho in mente, però... Ma allora, io non so se ti riferisci a un caso come che, quale quello di un'arma di particolare pregio, particolarmente delicata, e quindi rappresentando la situazione al giudice certamente si può indicare il soggetto preposto alla custodia in modo tale da preservare la funzionalità o il pregio dell'oggetto, sicuramente. Quindi è possibile, chiaramente. Sì, è possibile. Non è detto che il giudice lo accolga, ma certamente è possibile, sì. Ma direi anche che non c'è ragione di... Cioè, se il soggetto indicato è un soggetto assolutamente oltre ogni sospetto, non c'è motivo per ritenere che non venga anche accolta. No, a me non è mai capitato, però certo sì. E un'altra domanda. Le armi che in quel momento sono sequestrate e non sono quindi nella mia disponibilità, io posso cederle anche a titolo gratuito a qualcuno, magari per dire c'è qualche amico che è detentore di porto d'armi, ha il titolo per averle, gliele cedo e lui se le prende in carico, e poi quando sarà finita tutta la storia casomai ricedermele a me. No. Non è possibile. Non si può disporre di un bene soggetto a sequestro. Ok. Se il caso di chi si vede sequestrare un immobile, non può locarlo fin tanto che il sequestro, può viverlo perché non viene espropriato, perché ovviamente c'è la presunzione di non colpevolezza. Però c'è il sequestro, puoi continuare a vivere nella casa, ma non puoi darlo in locazione, quindi trarne dei benefici di tipo economico. Ah, chiaro, perfetto. Quindi neanche a titolo A. Un'altra cosa che... È tua, la casa rimane tua, la detieni come se fosse tua, semplicemente non ne puoi disporre a livello economico. Quindi no. Neanche incomodato. Neanche incomodato, ma puoi ospitare chiunque tu voglia. Però neanche incomodato, quindi... Neanche comodato. Perché comunque c'è un vantaggio economico per qualcuno nel comodato, è vero? Allora, comodato in realtà, sì, in realtà il comodato è gratuito e in quanto tale tu puoi chiederne quindi la restituzione quando vuoi, no? Ci si fa così, anche se vuoi ospitare un amico, non ti fidi, o comunque è sempre meglio magari non fidarsi, gliela vuoi dare per qualche mese perché tu non sei presente, l'amico ne ha bisogno,
se non è così tanto amico, ti fai un contratto di comodato d'uso. A prima richiesta, se necessario, basta esibirla e la casa ti deve essere eseguita, ma nel caso di specie non si potrebbe. Ok. Sì, sebbene sia previsto, chiaramente non in situazione di sequestro, il comodato di armi, ma comunque viene comunicato via telefono o di persona alle forze dell'ordine che annotano che le armi sono presenti altrove. Però hai detto una cosa al quale non avevo mai pensato e non so, Ermanno, se ci hai mai pensato, ma siccome non è che sia così frequente, ma il comodato di armi si fa. Sia quello temporaneo nel momento della giornata di caccia, per fare un esempio, sia quello in cui dai magari le tue armi a un tuo amico per un mese perché vuole provarla o per X motivi. Non ho mai pensato di inserire la clausola che tu hai detto, perché non la conoscevo, di immediata restituzione. Cioè che io devo metterlo per iscritto che a semplice domanda voglio che mi siano restituite. È una cautela in più, non è un dovere, dipende dalla persona a cui il rapporto che si ha con la persona. Allora io vorrei rigirare però la domanda di 180 gradi. Io do al signor XYZ incomodato un fucile da caccia perché lui fa la stagione di un certo tipo oppure va all'estero a caccia, quello che è, non so perché, gli do incomodato un fucile. Nel frattempo gli vengono sequestrate le armi e ovviamente in cassaforte lui ha anche la mia. Cosa succede a quel punto? E si chiede la restituzione, uno dei casi in cui potrebbe esserci la controversia tra il legittimo proprietario. Quindi, se tu dimostri di esserne il proprietario legittimo, lo rappresenti al tribunale e chiedi la restituzione, chiedi che l'arma ti venga restituita perché è tua, ma ti viene restituita. E sono state Certo. fatte le cose, naturalmente, se tutto è stato fatto con i crismi, con tutti i crismi, naturalmente, no? Cioè, adesso io non conosco la materia nello specifico, ma per dare in prestito un'arma occorrerà ovviamente fare tutte le denunce del caso e procedere nel pieno rispetto della normativa. Ora, nel pieno rispetto della normativa, l'arma è tua e tu fai la richiesta di sequestro. La puoi fare tu stesso, non per questioni di merito sulla vicenda che ha dato origine al sequestro, naturalmente, ma sul presupposto che quell'arma in realtà è di tua proprietà. Semplicemente perché il signor X era in aveva la disponibilità dell'arma per questo contratto di La legittima comodato disponibilità, certo. e io l'arma è mia, questa è la denuncia, l'acquisto, tutto quanto. E a quel punto la domanda di sequestro la devo far fare da un legale o la posso fare direttamente? Allora, qui scusami Armando, perché qua ci scrive, purtroppo è Facebook user perché appunto dobbiamo attivare tutta la parte di riconoscimento, ci dice è qui e tra l'altro deve essere un amico, anche se non sappiamo il nome, qui interviene il civilista, quindi è uno del nostro gruppo conosciuto. Tenete presente che in caso di comodato, se il comodatario alla scadenza o alla richiesta di restituzione non adempie, occorre procedere ad una causa civile per la restituzione. Quindi non al giudice in caso di sequestro, ma proprio semplicemente se tu l'hai data incomodata a un amico e quello a un certo punto fa orecchie da mercante, diciamo così. Sì, no, certo. Farlo autonomamente significa esercitare arbitrariamente un diritto, è un reato, no? L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni che lo si può fare attraverso la violenza sulla cosa o la violenza sulla persona. È un reato bagatellare, giustamente bagatellare, ma è pur sempre un reato. È chiaro che ogni controversia va decisa da un giudice, per forza. Quindi solo agli amici e poi ancora. Esatto. Beh, specialmente nel Comunque campo. è inevitabilmente così. Se io do qualcosa in prestito a quel qualcuno, quando gli chiedo della restituzione, se non me la vuole dare, devo andare da un giudice. Dopodiché, se mi sono precostituito le prove documentali che questo era stato un prestito, barra accomodato, comunque quello che avevo dato era ad uso temporaneo, chiaramente quel bene mi deve essere restituito. Che sia denaro, che sia un oggetto, che sia ancor più un'arma.
Preciso una cosa, perché poi so che verrà chiesto, Giuseppe Aghemo, l'avvocato Giuseppe Aghemo è del Foro di Torino. Adesso nella fattispecie, perché ogni tanto ci chiedono, ci fanno delle domande sul mi è successo questo, mi è successo l'altro, e noi ovviamente diamo delle risposte relative alla normativa in materia di armi vigente e attuale, anche la giurisprudenza, però lì poi assolutamente ci fermiamo, perché nel momento in cui succede qualcosa, e uso un termine generico, noi non diamo più nessun tipo di consiglio o di parere, se non rivolgiti a un legale competente, perché insomma lì poi ne va di tutt'altre responsabilità. Finché si discute così, online è una cosa, ma poi quando ci sono questioni più importanti, lo dico davvero, non esitate immediatamente a rivolgervi a un legale. È vero che spesso si vede questo come un ulteriore danno economico a ciò che ci sta accadendo, però come avete visto i tempi possono essere strettissimi, le modalità sono molto precise, si possono commettere degli errori che poi ci costano mesi se non anni per poterli riparare, avere la restituzione indietro, per cui fatelo e non perdete tempo. Spesso ci arrivano richieste di contatti dopo mesi e mesi che le cose sono accadute. O anni. Allora, ci siamo dati 45 minuti anche per permettere a tutti di andare a cena, e sono i 45. Io farei questa proposta. Chiudiamo, perché il tema l'abbiamo trattato e abbiamo esplorato anche altre cose. Giuseppe, se tu sei disponibile e in queste prossime settimane venissero fuori alcuni argomenti particolari che vogliono essere trattati, da qua a una ventina di giorni potremmo organizzare un secondo incontro dove magari affrontiamo degli altri temi, che purtroppo sono tanti, relativi ai profili penali, che sono tanti per chi detiene, usa, gioca e trasporta le armi. Volentieri, certo. Sì, non molto piacere, anzi vi ringrazio. Grazie da parte nostra. Quindi grazie per oggi, anche per stasera, e poi andremo avanti, organizzeremo delle altre serate su altri temi specifici e vediamo un po' anche quelli che sono un po' meno trattati, un po' più complessi, per cui è assolutamente necessaria la tua presenza. Buona serata, grazie. Grazie a tutti e buona serata, grazie a chi ci ha seguito.